Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Speciale Calcio Storia. Speciale Calcio Storia. Un saluto da Pietro Cesaro, benvenuti su questa radio per un nuovo appuntamento con Speciale Calcio Storia. La storia dei campionati europei campionati di calcio. Oggi parliamo dell'edizione 1996 dei campionati europei di calcio, che è stata la decima edizione del campionato europeo organizzato ogni 4 anni dalla UEFA. Sede della fase finale del torneo fu l'Inghilterra dall'8 al 30 giugno 1996. Lo slogan del torneo era "Il calcio torna a casa", Football comes home. Il torneo fu vinto dalla Germania, che batté in finale la Repubblica Ceca con il punteggio di 2-1 al Golden Goal, novità nel regolamento introdotta dall'UEFA per la manifestazione. L'Italia di Sacchi, reduce dal secondo posto ai mondiali americani del 1994, nella finale persa ai rigori col Brasile col mitico rigore sbagliato da Roberto Baggio, si qualificò per la fase finale. Questa edizione fu la prima con 16 squadre partecipanti divise in 4 gironi all'italiana, 15 nazionali furono scremate dai gruppi di qualificazione, mentre l'Inghilterra era qualificata di diritto in qualità di paese ospitante. La fase a gironi, disputata da sabato 8 a mercoledì 19 giugno, si aprì con l'incontro inaugurale tra Inghilterra e Svizzera, che terminò 1-1. Il girone A, in cui erano presenti anche la Scozia e i Paesi Bassi, fu vinto dai padroni di casa. Dopo il pareggio all'esordio, la squadra di Odell vinse il derby britannico giocato nella capitale, sconfisse 4-1 gli olandesi, che tra le proprie fila potevano annoverare molte pedine dell'Ajax, campione d'Europa nel 1995 e finalista nel 1996, dove perse con la Juventus. Già eliminata la Svizzera, Scozia e Paesi Bassi si ritrovarono appaiate al secondo posto, avendo entrambe lo stesso numero di punti e la stessa differenza reti, -1. Gli Orange si qualificarono per il maggior numero di reti all'attivo, 3-1. Il gruppo B fu superato dalla Francia e dalla Spagna, che giunsero rispettivamente prima e seconda. Più equilibrato risultò il gruppo C, vinto dalla Germania davanti alla Repubblica Ceca. L'Italia di Arrigo Sacchi chiuse a pari punti con i cechi, ma fu eliminata per aver perso lo scontro diretto nell'ultima partita contro i tedeschi, ancora utile per il passaggio del turno. Non andò oltre un pareggio per 0-0, sbagliando anche un rigore con Zola, e sentiremo dopo il contributo audio dell'epoca. L'ultimo gruppo infine vide la qualificazione del Portogallo e dell'esordiente Croazia. Per la squadra slava si trattò della prima partecipazione ad un evento internazionale dopo il distaccamento dalla Jugoslavia avvenuto nel 1991. Spiccarono invece le eliminazioni al primo turno della Danimarca, campione in carica, e della Bulgaria, quarta all'ultimo mondiale. Andiamo a vedere i quarti di finale. Nel primo quarto tra Inghilterra e Spagna il risultato rimase a reti bianche sino ai supplementari, così che il vincitore fu deciso dai tiri di rigore. Passarono i padroni di casa vittoriosi per 4-2. La medesima situazione si verificò nell'altra partita, che vide scendere in campo Paesi Bassi, chiaramente l'Olanda, e la Francia. All'errore di Seedorf seguì la decisiva realizzazione di Blanc, che riportò i transalpini in semifinale a 12 anni dal successo casalingo. Il giorno successivo la Germania superò la Croazia con uno stentato 2-1, mentre la Repubblica Ceca ebbe ragione di misura del Portogallo, rete di Poborski. Per la prima volta nella storia dell'Europeo entrambe le semifinali si decisero ai rigori. Nel primo incontro la Repubblica Ceca eliminò la Francia grazie alla parata di Cuba su Pedros e alla trasformazione di Kadlec. In Inghilterra Germania il di Poborski. Per la prima volta nella storia dell'Europeo, per effetto dei gol di Schürrer, autore del suo quinto centro che gli valse il titolo di capocannoniere del torneo, e Kunz dal dischetto, i tedeschi naturalmente dopo questo rigore prevalsero per 6-5. Nella finale giocata il 30 giugno a Londra, la Germania si impose 2-1 sulla Repubblica Ceca dopo essere passata in svantaggio con un rigore di Berger. Al 58esimo raggiunse prima la Repubblica Ceca e poi vinse con 2 gol al 73esimo e al 95esimo di Biroff. Capocannoniere del torneo fu il passata in terra Alan Shearer con 5 gol. Adesso ci ascoltiamo un contributo audio che testimonia la eliminazione dell'Italia dopo il pareggio contro la Germania per 0-0. 19 giugno del 1996. L'Italia di Sacchi affronta la Germania guidata da Bertie Fox. Siamo un contributo. È la terza partita del girone preliminare. Goethals fischia l'inizio. Subito grande
Germania è già certa del passaggio ai quarti di finale, mentre l'Italia è a un passo dall'eliminazione. Per evitarla deve vincere ad ogni costo. Palla verso il centro dell'area, poi fuori per il tiro, aperta da parte di Fuser. E per questo si lancia subito all'attacco. Passano solo 8 minuti quando Pierluigi Casiraghi ruba il pallone a Sammer. Sammer sbaglia e disimpegna, attenzione, c'è Casiraghi, sopra! Ed entra in area. Sul dischetto va il numero 21 azzurro Gianfranco Zola. Per l'Italia è un'occasione d'oro. Tutta la sua storia in quegli europei può cambiare proprio in questo preciso momento. Zola. Zola contro Pepe. Para Pepe! E finisce con questo 0-0. L'avventura italiana del campionato d'Europa inglese. Volta ai tedeschi è andata bene, anzi quell'europeo per loro andrà benissimo, perché dopo il pareggio con l'Italia la Germania inizia una cavalcata che la porterà alla vittoria del titolo. Germania, campione d'Europa! La storia dei campionati europei di calcio. Oggi parliamo dell'edizione 1968 degli europei di calcio, organizzati come al solito ogni 4 anni dalla UEFA. Era esattamente la terza edizione del torneo. La formula delle qualificazioni disputate dal 1966 al 1968 prevedeva 8 gironi, di cui 7 con 4 squadre e 1 con 3. Le prime classificate dei singoli gruppi si sarebbero affrontate nei quarti di finale con gare di andata e ritorno. Le 4 vincitrici avrebbero ottenuto l'accesso alla fase finale. L'UEFA decise di assegnare l'organizzazione della stessa ad uno dei 4 stati qualificati. La scelta ricadde sull'Italia, che ospitò le ultime 5 gare da mercoledì 5 a lunedì 10 giugno 1968. Il formato della fase finale era lo stesso inaugurato con la prima edizione, semifinali e finali. A vincere il titolo furono proprio i padroni di casa, gli azzurri chiaramente, che fecero il loro esordio assoluto nella manifestazione. Il 5 giugno si svolsero le 2 semifinali, la Jugoslavia batté l'Inghilterra 1-0 con un gol di Zajc allo stadio comunale di Firenze davanti a 21.834 spettatori. L'altra semifinale fu quella tra Italia e Russia, ma noi ci aiutiamo grazie a YouTube, che dal quale abbiamo tratto la splendida trasmissione che aveva realizzato a suo tempo la Rai, Sfide, la quale chiaramente noi ci riferiamo per il contributo audio per questi europei 1968. Il 5 giugno, allo stadio San Paolo di Napoli, sono appena terminati i supplementari della semifinale fra Italia e Unione Sovietica. Ed ecco la fine della gara, 0-0, non ci sono stati né vinti né vincitori. La soluzione dei rigori finali non è stata ancora inventata e il regolamento dell'epoca parla chiaro. A decidere chi vince la partita sarà il lancio di una monetina. Per il passaggio alla finale deciderà il sorteggio che verrà fatto negli spogliatoi tra poco. È il capitano Giacinto Facchetti a scegliere testa per l'Italia. La storia dice che esce testa. L'Italia ha vinto. Per quanto riguarda la finale del terzo e quarto posto, l'Inghilterra si impose 2-0 sulla Russia, una partita giocata davanti a 68.817 spettatori allo Stadio Olimpico di Roma. I gol del grande Bobby Charlton, ricordiamoci, Bobby Charlton sopravvissuto a un disastro aereo negli anni 50, dove gran parte della squadra del Manchester United perì appunto in quell'incidente, e il secondo gol di Hurst, che chiaramente fu importante anche per l'Inghilterra per il gol contro la Germania nella finale del 1966. Adesso andiamo ad ascoltarci, sempre grazie al contributo tratto dalla trasmissione storica della Rai Sfide, la prima finale, quella tra Italia e Jugoslavia, che finì 1-1 dopo i tempi supplementari con i gol di Zajc, il vantaggio del bomber jugoslavo, e il pareggio in extremis di Domenghini. Mi sono ritrovato il pallone vicino e da pochi metri di distanza ho tirato e ho segnato. Loro erano molto più rapidi, molto più riposati, molto più, avevano un po' di tutto, e lì direi che ci andò bene, perché era una partita che loro avrebbero meritato di vincere. A 10 minuti dalla fine, quando ormai le speranze dell'Italia sono ridotte a lumicino, l'arbitro svizzero Dienst concede agli azzurri una punizione dal limite dell'area. Ed eccolo l'istante fatale in cui il destino, o chi per lui, decide che gli eventi debbano prendere una strada invece che un'altra. È l'istante in cui il tiro di Angelo Domenghini passa attraverso le gambe di uno dei giocatori della barriera.
questione di centimetri. La prima finale quindi finì 1-1 dopo i tempi supplementari, con i pareggi in extremis di Domenghini su calcio di punizione davanti a 85.000 spettatori. La partita fu ripetuta e allo Stadio Olimpico, in un giorno chiaramente lavorativo, per cui gli spettatori furono 35.000 in meno, 50.000 per la vittoria dell'Italia grazie ai gol che sentiremo anche nella cronaca dalla voce dell'indimenticato Nando Martellini, di Riva e Anastasi, con una fiaccolata poi storica che accompagnò questo successo della nazionale italiana. Domenghini ancora, tiro di Domenghini, Riva, rete di Riva, Domenghini, De Sisti, Anastasi. La chiusura ideale per l'ultimo atto del nostro europeo perfetto non può che essere questa. Le migliaia di fiaccole e luci dell'Olimpico in festa per il primo e finora unico titolo europeo della nostra storia. La storia dei campionati europei di calcio. Attenzione! Se vuoi sviluppare una tua attività nel magico mondo del podcasting, sono in vendita i domini podcastcalcio.com e radiopodcastsport.com. Scrivi il nome del dominio e inoltre un'offerta. podcastcalcio.com e radiopodcastsport.com. Contatta info@fonia.com oppure telefona al numero 0734 06 51 51. Comunicazione in evoluzione. Consulenzapubblicitaria.com promuove il tuo marchio su radio, podcast, internet e realizziamo il tuo podcast aziendale. Ed inoltre valutiamo incarichi di ricerca main sponsor per squadre di calcio. Consulenzapubblicitaria.com. Comunica in sintonia con i tempi. Sali a bordo su Speciale Calcio e giriamo l'Italia insieme. Quante volte hai pensato di cambiare vita? Sulle meravigliose colline di Giffoni Vallepiana, in provincia di Salerno, località famosa nel mondo per il Giffoni Film Festival e per la nocciola tonda di Giffoni, si vendono terreni agricoli a condizioni di assoluta convenienza. Ritrova nella serenità della natura una nuova prospettiva di vita. Maggiori informazioni, invia una mail a info@pietrocesaro.com. In questo periodo proponiamo 9.200 metri quadri di terreni agricoli così composti: noccioleto, castagneto, seminativo, uliveto, pascolo ed un sottotetto di 25 metri quadri a 90.000 euro trattabili, classe energetica esente. Ti piacciono la frutta e la verdura? Sì, le mangio sempre. Preferisco chiudere coi dolci. Di solito mangi salato? Quanto basta, direi. Molto salato. Fai attività fisica? Mezz'ora al giorno più o meno. Averci tempo. A tavola sulle quantità come ti regoli? Beh, non bisogna mai esagerare. Un consiglio a tavola? Tutto, ma non troppo. Sempre un po' di attività fisica. E poi siamo in Italia, dieta mediterranea. Mangia sano, investi in salute. Info su salute.gov.it. A risentirci su questa radio per un altro appuntamento con Speciale Calcio Storia. Con più di 400 trasmissioni da settembre 2009, Speciale Calcio è il programma radiofonico multipiattaforma ascoltabile in tutta Italia in syndication radio FM, in syndication web radio, in onde medie, sul digitale terrestre e in podcast su diversi canali di YouTube e Spreaker e su Alexa e Google Speaker. E anche sulla app fortune.fm. We'll be right back.